siamo con Gino De Pompeis della dottoria Nanni a due passi da Via Toledo. Gino, siamo ormai a 2 settimane circa dalla riapertura dei ristoranti in campagna, come sta andando? Sta andando, il fatturato è crollato in un giro del 90%. Turisti non ce ne sono, persone del posto che prima frequentavano abitualmente il ristorante se ne vedono pochissime, parlando con alcuni, perché con alcuni ho anche dei rapporti oltre il lavoro, molti hanno paura comunque di ritornare al ristorante. Molti ancora devono avere la cassa integrazione, quindi dopo 3 mesi che non hanno avuto un euro, il ristorante è l'ultimo dei loro pensieri. Anche i miei dipendenti, uno l'ha avuto la cassa integrazione, non dell'80% come era stato detto in un primo momento, un altro dipendente ancora la deve ricevere. Okay. Quindi se tu mi tagli tutte le entrate, per forza di cose devo tagliare le mie spese, quindi mangiare una pizza, andare al ristorante. Noi avevamo 21 tavoli, ad oggi ne abbiamo 15 occupabili, come puoi ben vedere sono tutti distanziati un metro, segnalati con delle strisce orizzontali a terra, quindi abbiamo fatto il possibile per mantenere gli standard di sicurezza che ci ha dettato la Regione Campania. Il problema oggi non è più quanti tavoli hai, ma quanti tavoli vuoti hai. Tra sanificazione prima della chiusura e sanificazione per la riapertura siamo intorno ai 350 euro, più tutti i prodotti per la sanificazione, per quanto riguarda la sicurezza dei tavoli, sedie, maniglie, porte, siamo intorno ad altri 500 euro. Guanti che all'inizio non se ne trovavano, abbiamo pagato 15 euro a pacco, quando prima noi pagavamo 3,50 euro. Quindi i costi sono aumentati e le entrate sono letteralmente nulle. Com'è il centro storico senza turisti? In questi ultimi anni eravamo abituati a vederlo inondato da gente di tutto il mondo. Guarda, è un colpo al cuore, perché siamo qui al pieno centro storico a due passi da Piazza del Gesù, da Via Toledo, e anche durante l'inverno inoltrato c'era sempre gente per strada, anche fino a tarda sera. Ora invece appena chiudono i negozi qui su Via Toledo la zona diventa un coprifuoco. Certo. E sa anche magari di colleghi che per questi nuovi costi, per lo scarso accesso di persone, hanno preferito addirittura non aprire? Sì, molti colleghi ristoratori hanno fatto, secondo me, la scelta più saggia e giusta, ad oggi vedendo poi i risultati quali sono, di non riaprire, perché i costi sono quelli che sono, come prima dicevo, e quindi hanno preferito tempi migliori. Aspettare. Sì. E poi come ha vissuto quel clima un po' di incertezza nelle settimane che hanno preceduto la riapertura? Non lo so, misure di distanziamento, prima 2 metri da l'INAIL, poi 1 metro. Guarda, quelli sono stati i più brutti, perché vedendo i vari protocolli, prima dello chef Gennaro Esposito indicava 4 metri quadrati ogni persona, poi l'INAIL, c'erano un susseguirsi di protocolli e tu non sapevi quale seguire, con la paura appunto che il mio locale piccolo e riuscivi a fare meno della metà di quello che potevamo fare prima, che poi ad oggi a causa di queste cose non ne facciamo assolutamente nessuno. Certo, e lo accennava in precedenza, come aiuti da parte del governo della regione, cosa è arrivato? Penso contributi. Aiuti della regione, nulli. Aiuti dallo Stato, abbiamo avuto i famosi 600 euro per marzo e aprile, maggio non si sa se lo avremo, come lo avremo. Dalla regione non abbiamo potuto accedere al fondo di 2000 euro perché il paletto impostato dalla regione per le microimprese, come siamo noi, era il fatturato di 100.000 euro, ma il codice prevede che le microimprese abbiano un fatturato più alto per definire l'età. E quindi appunto non abbiamo potuto usufruire questo fondo, anche se a mio parere non tutti, ma chi come me fa questo lavoro nell'ambito della ristorazione, un fatturato di 100.000 euro è facilmente raggiungibile nei primi 3-4 mesi dell'anno. Certo, perché comunque 100.000 euro di fatturato non significa 100.000 euro che io mi metto in tasca di utili. Esatto. I turisti che percentuale rappresentavano prima sul totale della clientela? Guarda, il turista influiva durante la settimana del 60-70%, durante la settimana dal martedì al venerdì, poi dal venerdì alla domenica era un flusso continuo comunque di persone nel posto che al momento
non ritornano comunque a fare la vita di prima, per paura o sapendoli, perché comunque la televisione ha dato un'impressione sbagliata, perché ad oggi secondo me siamo uno dei posti più controllati, più puliti che ci possa essere. E Gino, un'ultima cosa, come vede i prossimi mesi? Con la speranza di ritornare almeno, non dico come prima, ma avvicinarci.